Ciao a te e a tutti ciurma e benvenuti da Giochirina in questo nuovissimo episodio su God of War. Vi ricordo ragazzi il vostro sostegno economico è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno signore e signori dopo che la volta scorsa alla fine dei giochi ragazzi Atreus è venuto a sapere che la sua vera natura è quella di un dio, perché ovviamente Kratos stesso lo è, quindi lui per eredità ragazzi ha ricevuto questa natura qui. E sapere questa cosa non so quanto effettivamente alla fine sia positivo, perché Atreus ha cominciato a comportarsi in maniera veramente sgradevole, oserei dire, in quanto ha cominciato a fare lo sbruffone, ha incominciato a dire ah tanto noi siamo dei, possiamo fare quello che vogliamo, ha cominciato anche a maltrattare gli altri personaggi che incontriamo, ha ragazzi apostrofato in una maniera davvero scortese Sindri, ma davvero ragazzi anche con Kratos a volte ha osato alzare la voce e rivolgersi a lui in maniera davvero maleducata. Inoltre una volta tornati alla montagna abbiamo incontrato di nuovo il secondo figlio di Thor, che però era già in condizioni veramente pessime ragazzi, perché era stato preso da suo padre e saccagnato di botte, ma veramente pesantemente. Però Atreus alla fine ragazzi, nonostante Kratos gli avesse detto di lasciarlo stare, lo ha ammazzato, perché ovviamente ha osato dire qualcosa sulla madre, ma comunque ha disobbedito agli ordini di suo padre. E niente raga, continua a comportarsi così in maniera veramente arrogante. Quindi stiamo cercando di raggiungere la vetta della montagna finalmente per poter alla fine dei giochi raggiungere il regno dei giganti. E quindi l'ultima volta ragazzi ci eravamo salutati qui dopo aver affrontato tra l'altro un altro di quei giganti di pietra. È stata abbastanza ostica la cosa, però alla fine ragazzi in un modo o nell'altro ce l'abbiamo fatta. Però prima di andare di là io voglio rompere di qua Atreus, se permetti. Vediamo un pochettino. Ah sì, vabbè, questo già l'avevo rotto. Ok, sì, la volta scorsa l'avevo tirato fuori questo immenso blocco di legno. Quindi lo riportiamo al suo posto. Allora, qua avevo raccolto quello che c'era da raccogliere, quindi non c'è altro da fare, perfetto. E quindi adesso ragazzi non ci resta che procedere. Infatti, se non sbaglio di qua c'ero arrivata, però ovviamente poi il caricamento mi riporta all'ultimissimo salvataggio. Quindi andiamo Atreus, vedi di starmi appresso, che già mi irriti abbastanza facilmente, quindi non darmi altri motivi per irritarmi. Sì, l'altra volta ero passata anche di qua, mi ricordo perfettamente, e dire che avevo salvato la partita dove ci eravamo fermati. Però non fa niente, piccoli dettagli, qua c'è una bella gemma vitale e la prendo anche perché ero rimasta abbastanza a secco ragazzi. Questo pure l'avevo aperto, infatti non so quanto mi abbia riportato indietro. Vabbè, dettagli. Ciao Sindri, sì, ne eravamo arrivati qui. Vorrei ragazzi che... Vabbè, allora per quanto riguarda potenziamenti per adesso ragazzi direi che non ci sarà molto altro da fare, quindi io aprirò direttamente questa porta e vediamo un pochettino. Ci siamo finalmente ragazzi, siamo arrivati alla vetta. Non escono mai cose buone da sti cosi. Infatti, oddio, Madonna santa, mamma mia. Oh, grevissimo ragazzi. Ragazzi, sto... What the fuck? Ok, usiamo anche una pietra della resurrezione. Perché sì, perché mi sono ritrovata in grossissima difficoltà da subito. Ma che cavolo sta succedendo? Andiamo, alzati in piedi. Aiuta. Che cacchio è successo? È successo il delirio, Dio santissimo. Tutto sto macello? Da sto benedetto buco? Mamma mia! Mi comincio a colpire da subito? Sono pesanti questi ragazzi! Cioè, peso! Aia!
Mamma mia. Ah, fermi, fermi, fermi. Mo mi sto irritando. Mi sto irritando davvero, eh. Mi sto irritando sul serio. Mo basta però, che cavolo. Chi è ancora? Mamma santa, regà. Ah, ci stanno pure sti cacchio di incubi. Neanche per te, merda. L'hai ucciso tu? Ma devo ripremerlo? Ok. Mamma santa, che fatica. Per raccogliere sta benedetta polvere dei regni, oggetto leggendario, una sostanza informe trovata negli squarci del regno. Ok, vabbè. Tutto sto casino per un po' di polvere pulciosa. Va benissimo, allora di qua si sale, suppongo. Vabbè, intanto apriamo questo forziere, ragazzi, prima di fare altri danni. E vediamo cosa c'è. Cos'è, cos'è, cos'è? Ah, ok, è una roba secondaria. Che cosa ho preso? Una runa? Penso di sì, ragazzi, vabbè. Comunque, spacchiamo un po' di robetta, anche perché a salute sono messa maluccio. Quindi più gemme vitali troviamo, meglio è. Intanto sti rovi li spacchiamo. Ma allora si sale di qua, e quindi di qua che cosa c'è? Che cosa c'è? Niente, raga, oggi iniziamo male, iniziamo male. Oh, una bella gemmona vitale. Mi ha restituito tutta quanta la salute, ragazzi. Perfetto, va bene. Direi allora che possiamo procedere. Figliolo, ti aggrappi? Come sempre? Bravissimo. Ah, visto che sei un dio e che sei così tanto bravo, perché non impari ad aggrapparti da solo? Mannaggia santa. Ok. Qua c'è un'altra gemma vitale. Vabbè, adesso non mi serve altro effettivamente. Continuiamo ad arrampicarci, ad arrampicarci. Andiamo, voi due. Questo silenzio è snervante. Ci stiamo solo concentrando. Già. Ce l'abbiamo fatta? Ok, è là sopra, ragazzi. È proprio là sopra, dove tra l'altro abbiamo incontrato Mimir per la prima volta. Quindi adesso rivedrai il suo corpo incastrato nel tronco. Intanto, come sempre, questo paesaggio meraviglioso, ragazzi. Ma non voglio cincischiare, perché sinceramente non vedo l'ora di arrivare a questo benedetto regno dei giganti, che abbiamo sudato così tanto per arrivarci. Queste adesso le posso bruciare. Certo che posso. E qua cosa c'è? Ah, ma arrampico direttamente. Ci siamo quasi. Non rifacciamo il giro lungo. Finalmente sì, direi. Abbiamo patito le pene dell'inferno per arrivare fin qui. Adesso possiamo finalmente aprire il ponte per Jotunheim, ragazzi. Ragazzo, la runa. È arrivato il momento. Mazza, era complicata sta runa. E adesso? E adesso? Incidi così. Incidi così, cosa? Ah, ok, adesso sì. Trova il punto giusto e premi per colpire. Uno, due. Adesso sì, ancora. Qua. Ce l'abbiamo fatta. Oh, finalmente. Wow. Jotunheim. Ci siamo. Eccola lì. Eccola lì, ragazzi. Bellissimo, non è vero? Mi ricordo che una volta... Fratello, attento! Che? Ti sono mancato. No, 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 no! Ragazzo, corri! Attraverso il ponte! No! Anch'io sono un dio! Posso farcela! Lascialo! No. Sul serio? Oh. Baldur, lasciali stare. Prendi me invece, farò qualsiasi cosa. Oh. Io ho sempre creduto di aver bisogno di te. Ma sei solo muscoli. E ora scopro che è il ragazzo che ha cervello. No! No! Il passaggio si è chiuso! No, cavolo! L'unico accesso agli Jotunheim! Sto
stupido figlio di puttana. Allontanati da qui. Oddio. Sì. Mi raccomando, piccolo, scappa. Lascia che sia Paparino a fare il lavoro sporco per te. Lasciami stare! Calmati, ragazzo. Tu non sei pronto per questo. Io sono pronto! Prova! E io che credevo che la mia famiglia fosse incasinata. Oh, tuo padre ha ragione. Sei tutt'altro che pronto. Ora tieni questo per me. Grazie. No, no! Atreus! Ma che cavolo! Di arrenderti! Cosa sto vedendo, ragazzi? Lontano! Oddio, raga, io non credo a quello che vedo, vi giuro, è pazzesco! È pazzesco! No! No! Porca miseria! La colpa! Pezzo di merda! Ok, le sto prendendo malissimo. Ai. Non mi fermerete. No, no. Pezzo di... pezzo in due. Porca miseria. Perché non morite? Ma cosa vuoi? Cioè, raga, tutto ciò in groppa a un drago che vola! Niente, non te le sei cercate però, eh! Mamma mia, regà! No! Oddio! Gli ha bucato un'ala! È precipitato! No, regà! È tutto così epico! Stupido Atreus! Stupido! Ehi, io ho fatto una domanda! No! È bloccato! Quando il ponte si aprirà, tutto il peso di Asgard si abbatterà su di voi! È finita! Davvero? E mo? No! No! Baldur! No! Tu devi ascoltarmi! Lascia che ti aiuti! Subito la presa o lo ucciderò! Sai che lo farò! No! Che hai fatto? Ragazzo!
a Hel! Mollalo! Ragazzo? Sono qui! Stai fermo! Io penso non ci siano parole, ragazzi. Credo che la mia faccia parli da sola. Cioè, è successo quanto di più epico potesse succedere nel giro di quanti minuti? Pochissimi minuti! E sto cazzo di Baldur che rispunta! E sto maledetto Atreus che lancia una freccia a suo padre! E mo ti dovrei gonfiare! Ok, sono calma, sono calma. Sono calmissima. Calmissima. Sì. Ragazzo, aspetta, dove sei? Che ti riempio di... Ti saccagno di botte, altro che aiutarti. Ora tu ascolta me senza aprire bocca. Io sono tuo padre. E tu, ragazzo, non sei più tu. Perdi subito le staffe. Sei avventato, insubordinato e fuori controllo. Così proprio non ci siamo. Tu onorerai tua madre e abbandonerai la strada che hai scelto. Non è troppo tardi. Questa discussione non finisce qui. Siamo qui per causa tua, ragazzo. Non te lo dimenticare. Bravo Kratos, bravo, gliene ha dette quattro. Purtroppo, come avevo già capito, siamo arrivati a Helheim, ragazzi. E non è una cosa positiva, perché nel regno dei morti meno ci stai, meglio è. Dimmi te cosa dovrei fare se non tirarti due schiaffi, oltre a dirtene altre quattro. Infatti la discussione non finisce che qui. Sia El. Non solo, dai. Siamo finiti nella parte peggiore di El. Porca paletta. Una nave. Andiamo, ci risparmierà solo metà strada verso il Tempio di Tyr, ma almeno ci allontaneremo da qui. Per migliaia di anni il guardiano del ponte ha tenuto lontani i vivi da questo posto. Ma ora che gli hai strappato il cuore, eccoci qui. Buffo come tutto si capovolge. Vero? È incredibile. Tra l'altro... Tra l'altro... Ragazzo... Non... ero io. Come non eri tu? Il mio padre potrebbe lanciare l'ascia ai loro piedi per agire agli scudi e farli cadere. Questo è un altro suggerimento. Ma se il guardiano di Hel è stato fatto fuori, è perché un certo signorino si è ammalato. Tra l'altro... Che cavolo... Quindi adesso dobbiamo pure sperare di riuscire a trovarla la strada per andarcene da qua. Dio santissimo. Dovremo raggiungere quella nave. Ok. Apriamo questo. E ho trovato dell'argento. Tanto argento. Ma ragazzi, io sono allibita. Cioè, succede sempre qualcosa di pazzesco. Sempre. Sempre qualcosa di nuovo e di pazzesco. Ecco qua. Molto bene. Davvero fantastico. E salve, salve, salve a tutti, salve. Ok. Ah, ha fatto male, eh? Ragazzo, tu sei capace di cavartela da solo, vero? A tua sorella. Aspetta che arrivo, va, che ti vedo in difficoltà. Procediamo, ragazzi. Non voglio restare per troppo tempo in questo maledetto regno. Ombra di El Ricognitore si comporta come un'ombra, ma usa la magia del ghiaccio. Sicuramente un Hellwalker. Molto bene. Andiamo. E dobbiamo sperare davvero che tutto vada bene. Ma noi siamo dei.
Possiamo fare quello che vogliamo. Ragazzo, allontanati. È quello che ho detto a tua madre poco prima di scoparmela. Quello non ero io. Io non l'avrei mai fatto. Non devi pensarci. Non qui. Sì. Dobbiamo proseguire. Sì. Facile adesso dire non ero io, però ormai, ragazzi, era stato accecato da questa frenesia di essere un dio. Quindi spero che tu inizi a renderti conto di che cosa è successo. Testa, cos'era? Qui non ci sono solo i vecchi e i malati, ma anche i criminali. El non fa distinzione tra noi e chi deve essere tormentato da queste visioni. Ah. Come le fermiamo? Fuggiamo il prima possibile. Esatto, sono non assolutamente d'accordo. Come hai detto tu, Mimir, era una semplice illusione. Non ero io. No, ma è come sei diventato ultimamente. So che è colpa mia se siamo qui, ma rimedierò chiunque io sia. Io rimedierò. Tu esegui gli ordini. Ma forse non sono così. Devi esserlo. Ora fammi pensare. Ah, mannaggia, non ero io, non ero io. Eppure, forse è giusto che tu ti riveda. Forse è proprio per renderti conto. Fretta, ma più veloce? Devo pensare. Figlio mio, sì, un attimo. Devo usare i venti di El da una parte e dall'altra. Come faccio da una parte e dall'altra, però? Che qua ce n'è solo uno. E intanto... prendiamo la gemma vitale, ragazzi. Adesso vediamo. Allora, uno. E va benissimo, ma... ah, ok, ho capito. Ho capito, ragazzi. Lo so, tesoro. Sì, lo sto facendo. Lo sto facendo, vedete? Ho congelato l'ingranaggio. Così il meccanismo non si richiude. Ecco qua. Oh, siete contenti? Sto facendo del mio meglio, cavolo. Ho appena finito di combattere contro Baldur su... oh, porca miseria. Su un drago. Vi devo dire altro? Oddio. Oddio. Questo non si para. Oh, porca vacca. Ok. Ho fatto qualcosa, mi sa che non l'ho colpito o l'ho colpito, non lo so, vabbè. Fatto sta che usiamo un altro attacco runico, ragazzi. Aia, 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 aia. Porca paletta, regà. Le sto prendendo alla grandissima, non so se ci rendiamo conto, quindi l'attacco è la miglior difesa. Grazie, figliolo, grazie, sei stato davvero gentilissimo. Ok. Perfetto, posso raccogliere questa adesso e raccogliere le altre cosucce che questo tizio ha rilasciato. Viandanti non morti sono molto aggressivi, davvero, poiché cercano sempre di avvicinarsi a noi, è duro attaccarli dalla distanza. Quindi, frammento armatura in viandante, fiamme del caos, perfetto, per poter potenziare le lame del caos. Trofeo orrido del viandante, deve essere proprio brutto. Argento e pietra dell'ira. Quindi, possiamo andare avanti. Quanti altri ci devono sbarrare la strada, Dio santissimo? Possibile che non può essere mai tanto semplice arrivare dove forse dobbiamo arrivare. Forse ho visto Baldur. Dove? È lì. Lo vedo, madonna santa, quanto gli vorrei torcere quel maledetto collo. Fatto sta che non muore, perché torcergli il collo già l'ho fatto una volta e non è bastato, Dio santissimo. Non muore. Non avrei mai voluto una cosa del genere. Senti, non ne avevi il diritto. Ne avevo tutto il diritto. Io sono tua madre. Non sento gusti. Non sento odori. Non sento nemmeno la temperatura di questa stanza. Mangiare, bere, le donne, tutto è sparito. Ma non dovrei più sentire dolore, mai più. La morte non ha più potere su di te ormai. Preferiresti morire che sentire ancora? Sciogliere incantesimo. Non posso. Ti prego, ti prego, ti prego. Scioglilo. Non è così che faccio. Figlia, fidati di me. Col tempo mi ringrazierò. Porca vacca. È così.
dai! No. Sì. Non lo farò. Avanti. Avanti. Mi hai rovinato la vita. Esatto. Possiamo risolvere tutto, te lo prometto. Fidati di me, io sono... No. Se non scioglierai, madre... Fallo. Avanti! Dai! Avanti! Mi hai fatto! Cioè, ragazzi! Sono coraggio! Che altro vogliamo aggiungere quest'oggi? Che altro vogliamo vedere? E scoprire che Baldur è il figlio di Freya! E che è stata lei a dargli questa sorta di immortalità per proteggerlo. Per proteggerlo dal dolore. Ma questa cosa ha fatto sì che lui non sentisse più niente, ma proprio più niente. Né i gusti, né i sapori, né gli odori, né il tatto, né niente. Non sente più niente. E ovviamente lui è frustrato da questa cosa. Ha quasi ucciso sua madre per questa cosa. E quindi Freya poi non l'ha più rivisto, perché lui ovviamente la odia a morte per ciò che gli ha fatto. Quindi lei va a finire che si sentirà in parte pure in colpa. Però l'ha fatto per il suo bene. Ma se ci riflettiamo, ragazzi, essere condannati a vivere una vita immortale senza sentire nulla, non lo so. Magari ti può piacere i primi tempi perché dici, ah, non sento alcun tipo di dolore. Però poi quando ti accorgi che non senti proprio più niente, di niente, di niente, ti piace un po' meno. Mamma mia, ragazzi. Frey è sua madre. Perché non ce l'hai detto, testa? Me lo sono scordato, ci credi? No. Sono sconcertato. Non avevo motivo per mantenere un tale segreto. Ecco la barca. Okay. Ne riparleremo presto. Siamo arrivati alla barca, ragazzi. Ma cioè, è tutto così assurdo. Mimir, che di regola è l'uomo più sapiente del mondo, se l'era scordato. In effetti lui dice, perché non avrei dovuto dirvelo se l'avessi saputo? In effetti. È tutto così, oddio, ragazzi. Oh mio Dio. È tutto così, oddio. No, no. Eccoli là. A posto. Però almeno gli incubi, ragazzi, dobbiamo farli fuori così. Salve a tutti! Arrivo! Boom! Oddio, salve anche a lei. Col suo scudino stupidino. Incacchiato nero questo. Vai figliolo. Vai. Dagli addosso, vai! Avrò molto da fare dopo averti ucciso. Ma chi era? What the fuck? Andiamo. È del passato di Kratos, questo poco ma sicuro. Non ne ha voluto parlare. Qualcosa significherà, insomma. Wow. Io continuo a restare sbalordita da tutto questo, ragazzi. È così bello, così... Non lo so, epico, è così tutto, oh mio Dio. Questo possiamo togliere. Ah no, lo dobbiamo portare avanti. Così ci ricolleghiamo di là. Ma che pro?
A che pro ci ricolleghiamo di qua? Al pro che ci sta questo forziere con le rune, che le belle rune, vattele a pesca. Se è mai facile, mai facile. Però mi apro la strada di qua e vediamo un po'. Io mi chiedo perché aprire di qua. Non lo so, ragazzi. Per 5 pulciose monete d'argento. O forse perché c'è qualche runa qui da qualche parte. Non le troverò mai più, le maledette rune. Ma perché? Perché mi fate questo? C'è anche questo da spostare. Aspetta, dove lo spostiamo però? Che ci facciamo? Spostiamo fin qui e va benissimo. Ok, perfetto. Per arrampicarci su. C'è qualcosa qui dentro. Una delle rune, infatti, ma non la colpirò tipo maia così. Vabbè, intanto saliamo qua, ragazzi. Apriamo quest'altro forzierino. Ecco qua. E che pigliamo? Un pochettino d'argio. Lì c'è un'altra runa. La vedo. Non ci arriverà mai da qua. Proviamo a scendere, ragazzi. Proviamo. Ma da qua non la vedo. Guardate che pezzi di sterco. Dalla sopra sì, ma da qui no. Che pezzi di sterco, ragazzi. Che pezzi di sterco. Mi sa che questo forziere resterà bello che chiuso. Come sempre, ragazzi, io vi chiedo scusa per queste piccole mancanze, ma non posso stare appresso pure a queste cose secondarie. Quindi direi di tornare di qua. E adesso dobbiamo trovare il modo di arrivare alla barca. Vabbè, solleviamo, va. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Non penso che possa navigare. Ce la farà. Dici? Ce la farà in qualche modo. Basta togliere un po' di erbacce, guarda, vedi? Intanto facciamo fuori queste erbacce qua. Dammi spazio. Adesso spostati, ragazzi. Ammazza com'è grossa sta nave. È immensa. Bruciamo qua. Ok, perfetto. Hai fatto abbastanza. Questi continuano ad ardere. Va bene. Andiamo di qua, vediamo un po'. Spacchiamo un po' tutto, perché è bello spaccare tutto. E qua chiudiamo. Perfetto. Si parte, signori, si parte. Bene, ricorda, non faremo tutta la strada con questa barca. Dici? Il tempio di Tyr è in cima a una tremenda cascata a monte rispetto a noi, ahimè. Ciò significa che anche se ci arriveremo incolumi, dovremo risalirla in qualche modo. Bene. I Vanir costruirono la migliore nave di tutti i tempi. Volava. Skidbladnir? Sì, perché era progettata per farlo. Questa no. Comunque, noi abbiamo questa. Che succede? Non ho mai visto un iceberg così grande. Oddio. Almeno il fuoco scalda. E ora? Ma non c'è un timone, qualcosa? Ora dovremo trovare il modo per sbloccarla, credo. Ok, proviamo ad azionare sta roba. Stai tagliando. Lascia spazio. E ora che le vele sono libere? Guarda. Non mi dire. La usiamo. Non mi dire. No, non mi dire che la usiamo tipo. Potrei esplodere, ragazzi. Allora, fermi un attimo. Torniamo di qua. Adesso possiamo attivare questo. Stai ammainando le vele. Ma come ci muoveremo? Volando, ragazzo, volando. Non stiamo ci posso credere. Il calore delle fiamme. Stiamo davvero volando. No, raga, dai. Ma è pazzesco. Ops. Ci incagliamo. Lo spingiamo via in qualche modo. Siamo di nuovo incagliati. Per poco. Resta nella barca. Resta nella barca. Ho fatto un'enorme lanterna volante. È vero, no, raga, dai, cioè. A parte che è immensa sta roba, non riusciamo neanche a vederla tutta, ma dobbiamo trovare il modo di disincagliarla di nuovo. Intanto però mi apro questo, guarda,
Ecco qua. Cosa c'è di interessante? Pietra della supremazia del fuoco. Aumenta del 25% tutti i danni da fuoco. Ottimo. Ok ragazzi, infatti il nostro equipaggiamento comunque aveva anche i castoni d'incantesimo liberi. In effetti io me ne sono resa conto soltanto adesso. Quindi direi che questo, quindi ragazzi, per quanto riguarda i danni da fuoco lo inserisco. Per quanto riguarda il castone della cintura, direi che questo, ragazzi, non mi dispiace. Mi aumenta di 5 la vitalità e di 2 la difesa. Quindi a posto così. Meno male che ci ho fatto caso. E qua ci possiamo mettere un altro castone negli spallacci runici, ragazzi. Qua direi, ragazzi, che ci metterò questo, simbolo della minaccia, che mi aumenta di 4 la vitalità. Quindi per ora può andare bene così. Ok, quindi dobbiamo un attimo vedere come liberare la nave. Vediamo un po', Allora, qua cosa c'è? Oddio, sono rimasta abbastanza colpita. Non me l'aspettavo. Lo so, tesoro. Aspetta un attimo, rimani sulla barca. Ok, devo continuare a farlo salire e poi a bloccarlo. Non si è bloccato. Sì, si è bloccato, perfetto. Ok, allora, eccomi qua, figliolo. Aspetta, aspetta che adesso trovo il modo di liberare tutto dal macello. Perché sono salita fin qui? A che pro? Ok, sono salita fin qui perché qua comunque c'è un piccolo forziere. E lo aprirò subito. Ecco qua, cosa c'è? Dell'argento. Quindi sono salita fin qui soltanto per questo? Davvero? Però un modo per liberare la benedetta barca ci deve essere, su via. Non credo sia da qua sopra, proverò a tornare di sotto. Sono abbastanza confusa, ragazzi. Tutti gli eventi che sono successi oggi mi hanno lasciato un pochettino stordita. Ecco, quindi torniamo di sotto così. Sblocchiamo il tutto da qui, mi pare di capire. In qualche modo. Come torno? Aspettami. Mossi che devo salire. Oh porca miseria. Oh porca miseria. Ehi. Cioè arrivate. Oh porca miseria. Arrivate. Non salutate. Fate i caponi. Aia soreta. Come caspita la fermo mo questa stronza. Ah, sono due stronze. Perfetto. Davvero perfetto. Regà, mo m'arrabbio sul serio. Ci mancavano ste due streghe di merda. A few moments later. E mo m'avete rotto le palle però. Scusate, io me ne vado. Ma che è? Cioè, ma posso stare appresso a voi? Su via. Non posso stare a perdere tempo con ste due stronze. Scusa, Ciaone, me ne so ito. Addios. Ah, si è bloccato qua mo. Che pizza. Atreus. È qua. Ti aiuto. Insieme ora. Sperando non si spacchi come ha fatto quello di sotto. Su, mamma mia. Pesa. Ok. È fatta. Siamo liberi. Fuggi da Elaim. Affrontami, padre. È ora di farla finita. Sì, figlio. È ora. No. Ok, suo padre Zeus. Di nuovo quella voce. Sai chi è? Io non lo so. Come non lo sai, Kratos? Cieli di Helheim. Perfetto. E adesso... Tieniti! Che cavolo. Ci mancavano pure i nemici. Che famo? Lo sblocchiamo in qualche modo? Mamma. Sì, un attimo ragazzo, aspetta che devo vedere che c'è da fare, che dobbiamo fare per sbloccare tutto qua. Forza. Ok. Mamma mia. Quanti siete? Ancora. Salve a tutti. Vogliono spegnere il fuoco a sinistra. Ah, no. A babordo? Certo. Ci penso io, figliolo. Ravvivo io le fiamme. Quindi
Vogliono farci precipitare, bastardi. Non ci credo. Maledetti. Maledizione, raga. Vado. Che cavolo. Vado, sì, non ti preoccuparti. Ci penso io. Ravviviamo i fuochi. Qualcosa ci ha fermati. Sì, lo vedo. Attenzione, ci penso io. Madonna santa. Ci mancavano questi grossi a rompere i maroni. Oh no. Pure questi altri. Che cavolo, via. Liberiamo. Niente, no, non posso liberare. Non posso liberare un cavolo. Posso? Mamma mia. Per fortuna che questi sono facili da ammazzare, ragazzi. Ok, posso, dai. Ci sono. Dai. Adesso sì. Ok. Che fatica. Liberi. Meno male. Raccogliamo un po' di robetta, ragazzi. Ok. Come testa, al solito. Quanto manca al non tempio? È facile. Già, si gela. Se manteniamo questa velocità e i fuochi non si spengono, arriveremo in un batter d'occhio. Ok. Bisogna vedere che intendi per batter d'occhio, Chi è? Oh, oddio. Guarda i bastardi. Vi colpisco lo stesso anche con l'ascia, anche se siete di ghiaccio. Estinguono il fuoco. No, non estinguono niente. Gli estinguo prima io, Non ci provate. Mamma mia, raga. Ok. Hanno spento l'altro, bastardi. Oddio, che fatica. Ok. Ehi. Lo so, figliolo, lo so. Ce li ho anch'io gli occhi. Lo vedo che siamo nella popò fino al collo, lo vedo. E dai, oh. Insistono, eh. Caccia miseria, oh. La vedo lunga e dura la questione, ragazzi. Sì. Oddio. Attento al ponte. Oddio, no, vado. No, fuoco spento un par de palle, ci sono. Subito. Riaccendi. Mannaggia la pupazza. Che cavolo. Mamma mia, raga, che fatica. E dai, no. Spegneranno l'altro tanto, vero? Maledetti. Sì. Sei fermo. Mamma mia. E dai, però, ma quanti sono? Ancora! No, regà. Non è possibile. Che è sta voce? Che cos'è? No, le streghe, no! Le stregacce, no! Maledizione. Quando c'è Atreus, almeno posso usare le sue frecce per stordirle.
Maledette streghe di merda. Sì, 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 sì. Forza ragazzo, forza. Oh! Colpiscila ragazzo, forza. Ok. No, eppure no, eppure gli incubi no però. Aia soreta. Oddio, oddio, oddio che ansia. Forza. Liberi. Liberi? Sempre se ci lasciano andare qua. Pare la storia infinita. Mamma mia. Quanta robetta c'è qua in giro? Mi miei, perché il fuoco resta acceso? Che si tratti di magia o di quelle lame? Ce la faremo? A fuggire entro oggi? O ci saranno altri intoppi? Oddio, eccolo là. Eccolo là. Pezzo di merda, vai, muori. Ok. Non so se ce la faremo entro oggi, ragazzi. È assurdo. Ok, fuori un altro. Avanti il prossimo. Mamma mia. Sì, vado. Non è possibile. Non è possibile. Bastardi maledetti. Oddio. Non è possibile, ragazzi. Cioè, è una roba assurda. È il tuo momento. Sì. Ok, facciamolo fuori così. No, porca vacca. Lo vedo. Ci siamo quasi. Sta davanti a noi. Lo vedo. Se riusciamo ad arrivarci. Altri arpioni. Oddio, no. Regà, non è possibile. È stata arpionata. Ma non è possibile. Non mi posso occupare di tutto. Assoreta. Ok, fuori un altro, va. Forza, forza. Facciamoli fuori, ragazzi, questi così. Ne ho per tutti, non vi preoccupate che adesso arrivo. Non andare a prua, si spezzerà. Che dobbiamo fare? Appunto. Mamma mia. Niente, è lunga la questione, ragazzi. Ok, vi è qua pure te. Sistemo pure te. Niente, è andato via per sempre. Intanto raccolgo robe così a caso. Perché sì. Ok, ce la faremo a sbloccare tutto? Io vado. Forza, 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 forza! Dai, Kratos! Wow. Ci siamo. Questo è il ponte. È ora, figlio mio. Dai uno sguardo a quello che hai fatto. Forza, dobbiamo andare. Tu hai visto? Non c'è tempo, guarda.
Oh! Mamma mia, regà, per il rotto della cuffia. Era questo il tuo piano? Siete tutti e due pazzi. Ce ne andiamo da qui. Ora. Beh, direi. Basta che non ci ammazziamo facendolo. Tanto guarda, corriamo quel rischio sempre, Atreus. Se è per questo. Camera segreta di Odino. Allora ragazzi, questo episodio probabilmente sarà venuto abbastanza lungo, però cioè interrompere nel bel mezzo della questione mi sembrava brutto, sinceramente. Dobbiamo quindi fuggire definitivamente da Helheim, ci siamo finiti per forza di cose. E Atreus adesso ha visto cosa ha fatto Kratos a suo padre e mi chiedo che domande ci farà, cosa si chiederà. E abbiamo scoperto che Freya è la madre di Baldur. Io ancora mi chiedo cosa voglia Baldur da noi, perché vuole farci fuori, non lo so, gli diamo fastidio così a caso. Cose epiche, ragazzi. Cose epiche ogni volta. Io non so davvero cos'altro aspettare per i prossimi episodi. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, un abbraccio a tutti ragazzi da Giocherina, ciao.